In questo video parlo di informazione. Per essere informati su ciò che avviene nella società e per essere cittadini consapevoli su diversi temi come la politica, l'economia, la cultura o gli esteri, esistono diversi metodi. C'è la televisione, ci sono i giornali e oggi c'è soprattutto l'utilizzo di internet. Ed è proprio da qualche anno, con l'avvento di internet, che l'editoria tradizionale è entrata in crisi. Ma soprattutto ad essere entrata in crisi è stata l'autorevolezza e la reputazione della stampa e dei giornalisti. Comunque, per tornare all'argomento di questo video, esistono i media tradizionali come la televisione, i giornali, la radio e sono i sistemi di informazione e sono i mezzi di informazione a cui è più facile accedere per certe fasce della popolazione. Va detto che la società è cambiata e che i media tradizionali oggi non riflettono più i tempi della società in cui viviamo. Per la televisione bisogna sapere gli orari di messa in onda dei telegiornali, che quasi sempre corrispondono agli orari di pranzo o cena. Per prendere i giornali invece bisogna andare in edicola. Con internet invece è possibile informarsi in qualunque momento della giornata, su qualunque argomento, seguendo giornali online, blog, siti internet. Telegiornali, siti internet, TV? No. Allora, telegiornali, siti internet o TV? TV. Ah, devo scegliere. Cioè, da quali ti informi? Com'è? Nessuno, io non mi informo. Sono la capra. Tu ti informi? TV. Dalla TV? Sì. TV e telegiornale. Ma vi fidate delle notizie date dalla TV, dai giornali, da internet? Troppo. Però c'è solo quello. Cioè, non troppo in che senso? Nel senso che sono un po' bypassate comunque le notizie, secondo me. Anche dal... forse dal pensiero che ha in quel momento un po' il giornalista e cose varie. Anche per te vale questo discorso? Anche cioè, bisogna fidarsi dell'informazione, metterla sempre in dubbio, verificare. Informarsi, cioè magari prendi la notizia e poi ti documenti. Sì, verificare ancora di più, cioè se vuoi veramente sapere. Poi secondo me non saprai mai esattamente la verità, però per avvicinarsi di più alla verità, insomma. Ma bisogna fidarsi dei giornalisti oggi? Sì. 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 Diciamo di sì. Sì. Quindi altrimenti. Informazione. Come si informa lei? In che senso? Televisione, giornali? Internet, giornali, tutte quelle cose lì. E telegiornali anche? Telegiornali, sì. Telefonino con tutti i collegamenti possibili. Ma il mondo dell'informazione, com'è? Bisogna fidarsi dell'informazione oggi? Se non ci fidiamo di quella, che cosa? Poi tanti dubbi, ma... bisogna fidarsi, se no altrimenti... Anche dei giornalisti bisogna fidarsi? No, ognuno si fida poi di quello in cui crede e quindi dà più credito magari alle proprie idee, quindi ai giornalisti che esprimono le sue idee. Poi fidarsi, ma... Sulle fake news cosa pensi? Che siano veramente male per l'informazione e c'è anche gente che, diciamo, comincia anche a specularci un po' sopra e questo è un problema che deve essere risolto subito, secondo me. Quindi, i telegiornali, allora, ricapitolando, ti informi dai telegiornali, dai giornali e? Da internet. Ma tra questi tre mezzi, da quale prendi più informazioni? Da internet? Allora, internet è sempre a portata di mano, quindi è il mezzo principale, però anche giornali abbastanza. Adesso quasi sempre internet. Da internet? Internet, sì. Telegiornali e giornali? Sì, sì, telegiornale. Non spessissimo ovviamente, però insomma quando si riesce. Ma vi fidate dell'informazione? O verificate le fonti, le notizie di volta in volta? Allora, su internet, la TV bisogna fidarsi perché non c'è molta possibilità insomma di far diversamente. Lei si fida della informazione data dai telegiornali, dai giornali? Al 50%. Al 50%. Perché? Perché secondo me a volte esagerano. In tutte le cose o esagerano da una parte o esagerano dall'altra. Sì. Quindi faccio sempre un sa parlare. Telegiornali, siti internet, sì. Giornali e radio. Sì. Lei si forma da sì. Poi in macchina, girando in macchina, c'è la radio, c'è il telefonino, arriva qualsiasi squillo per qualsiasi notizia.